Buongiorno, siamo insieme all'ingegnere Angelo Marinoni, che è il coordinatore della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Fondazione SLALA. La Fondazione SLALA, ricordo i nostri lettori e ascoltatori, è la fondazione che principalmente si occupa di logistica nel Basso Piemonte. Ringrazio l'ingegner Marinoni di essere fra noi. E parto subito con una domanda semplice ma molto significativa. Lei si occupa di trasporti, quindi anche di logistica, ma parliamo prima di trasporti. E parliamo di treno. Faccio un esempio molto pratico. Se io devo andare a Milano in treno, vado al manicomio perché se sono fortunato non devo cambiare da nessuna parte, ma solitamente a Mortara bisogna prendere l'altro treno per andare a Milano. Secondo lei è concepibile? È giustificabile che una città come Alessandria, che è equidistante dalle tre città principali del nord-ovest, cioè Milano, Torino, Genova, abbia questi servizi ferroviari così scadenti? E cosa si può fare per evitare che io debba cambiare a Mortara? La prima risposta da dare è che chiaramente non è una situazione che possa essere sostenuta non solo in Alessandria, ma normalmente in una regione europea così importante, così economicamente viva come è la nostra. La nostra area ha sicuramente delle criticità socio-economiche, ma resta uno dei momenti economici principali del nord-ovest. Conseguentemente deve essere assistita da un servizio di trasporto adeguato. Le ragioni sono tante, sono ragioni in realtà che nascono da una concezione del trasporto pubblico come emergenza pendolare e non come strumento di supporto e di ausilio al sistema economico. Qualunque paese socio-economicamente evoluto ha un sistema di trasporti efficiente. Perché non è una questione solo di qualità della vita o di qualità del viaggiare, è proprio una questione strumentale, è un bene strumentale del sistema economico. Va oltre il concetto di servizio di terziario e anche di servizio commerciale. Può inserirsi sicuramente una logica commerciale all'interno di un servizio di trasporto, nella vendita, nell'erogazione del servizio. Ma la strutturazione del servizio, la sua programmazione deve essere funzionale alle esigenze del territorio e alle esigenze di quel territorio inserito nel contesto più ampio in cui questo si manifesta, che non è quello dei confini amministrativi delle regioni come sono stati definiti. E il problema sta tutto qui. Sta nel fatto che è stato derubricato tutto il sistema di trasporti a una problematica pendolare locale, lasciando che il mercato delle linee ad alta velocità facesse il resto ed è assolutamente una scelta sbagliata. Ecco, lei parla di alta velocità. Io sento parlare a proposito del Terzo Valico di alta velocità e alta capacità. A un profano come me può spiegare che differenza c'è fra i due concetti, alta capacità e alta velocità? Io penso che la capacità sia per il trasporto merci. Non solo, per capacità si intende la capacità di un'infrastruttura di avere flusso e normalmente flusso eterotachico. Cosa vuol dire? Vuol dire treni che viaggiano a diverse velocità. Se io ho una linea ferroviaria e ci metto sopra a viaggiare dei treni tutti alla stessa velocità, ho un certo tipo di capacità di questa linea, cioè riesco a far viaggiare tipo 12 treni all'ora, tutti impostati alla stessa velocità. Una linea ad alta capacità è strutturata in maniera tale, per segnalamento, per incroci, per infrastruttura, ad avere più treni che viaggiano a velocità diverse e quindi consente di mettere sulla stessa linea treni merci, treni regionali, treni espressi, treni anche a velocità Se maggiore. si guasta un treno merci nella galleria di Ronco Scrivia, io Stiamo che arrivo con un TAV che fa i 340 all'ora, devo fermarmi. Eh sì, diciamo che la capacità di una tratta è anche data dalla sua possibilità di smistare i problemi, di smistare gli errori. Non per niente adesso Italferr quando progetta le nuove linee, si prende la briga di guardare il dibattito pubblico del quadruplicamento da Tortona a Voghera che si è appena concluso, si è concluso ieri. Sì.
nella progettazione si vede che questa volta hanno imparato a mettere i binari di scambio nelle linee nuove. Certo. Questo consente di superare il treno fermo. Togliere, esatto. Poi, questo inserito con un segnalamento che può avvicinare i treni l'uno all'altro, consente di ovviare i problemi, di aumentare la capacità della linea di... Ma nel Terzo Valico questa opportunità esiste o no, secondo lei? Ma il Terzo Valico è nato un po' di tempo fa progettualmente, poi ha subito primi anni 90 ha subito poi un po' di amputazioni assolutamente deleterie, soprattutto nella nostra zona come progetto. Adesso sta marciando, diciamo che è impostato su servizi che patiscono un pochino meno l'eventuale guasto ed è sicuramente strutturato per poter ovviare al problema. Certo è che quando hai una galleria così lunga, se succede qualche cosa, i binari di scambio non è che possono tutto essere tutto deve essere giusto e perfetto, come è in Francia o in Germania. Un normale livello di efficienza rende il caso del treno rotto in galleria molto raro. Il problema è che noi non siamo abituati a questo genere di livelli di efficienza sul sistema ordinario. Io sono curioso, quindi le faccio una domanda che rimane nell'argomento trasporti, però che si riferisce alle strade, cioè asfalto. La notizia di questi giorni, finalmente la Regione Piemonte ha detto che si può procedere alla conclusione della realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo. Sono 25 anni, credo, che vanno avanti. Non faccio un confronto con il ventennio, se no sarei impietoso, perché quando dico che nel 1924 hanno fatto la A7 in un anno, cioè voglio dire, ma comunque siamo stati. Con questo non sono nostalgico, per carità, anzi faccio dei paragoni per stimolare. Le strade, perché noi siamo in una posizione strategicamente incredibile, Alessandria al centro del triangolo industriale, e quindi deve essere servita da una rete di trasporti ferrati, stradali, e poi vengo anche agli aerei, ma ci veniamo dopo. Come vede la situazione lei in questo momento nella nostra area, quindi Basso Piemonte, Alessandria come centro del triangolo industriale, raccordo con Torino, con Milano, con Genova e perché no il famoso corridoio 5, se non vado errato, che va a finire fino a Rotterdam, no? T24. Il corridoio Reno-Alpi, quello verticale, è il 24. Il 5 è quello orizzontale. Il 5 è quello orizzontale, il Mediterraneo, allora, che ci coinvolge anche sì, lui. Sì, quello che arriva fino al Mare del Nord. Cioè, qui noi rischiamo di fare i politici italiani hanno un difetto, che loro sono convinti che coi dibattiti si risolvono i problemi. Coi dibattiti i problemi non li risolvi e rimandi i problemi al dibattito successivo. Allora, io sono un tipo piuttosto pragmatico, e mi piacciono le nazioni dove si decide una cosa e si fa, la Germania per esempio, ma anche l'Inghilterra, per carità, non voglio dire, anche la Francia. Questa nostra malattia di discutere di tutto, andare all'infinito, ma dico, vogliamo, cioè, perché qui adesso noi stiamo facendo un lavoro molto interessante con la logistica, con Slale, eccetera, dobbiamo fare un lavoro che sia nel più breve tempo possibile, il più completo possibile. Per le strade, secondo lei, a che punto siamo? Stiamo vedendo l'orizzonte, cosa che prima non si vedeva, perché insomma, la vicenda dell'Asti-Cuneo è abbastanza emblematica rispetto a una incapacità. È la nostra Salerno-Reggio Calabria, sì. È la Salerno-Reggio Calabria dei Noantri, no? Diremmo, esatto. Sì, chiaramente ci sono molte assonanze, lì la situazione era un pochino diversa e soprattutto diciamo che quando hanno deciso di finirla è stata finita. Negli ultimi 5 anni mi pare di aver assistito almeno a 5 inaugurazioni della parte del cantiere finale, speriamo che la quinta sia quella definitiva, anche perché se uno pensa che un qualunque veicolo impiega una 50ina di minuti attraversando centri abitati perché mancano meno di 8 km di strada, di autostrada, ci si rende conto che effettivamente c'è una sottovalutazione del problema piuttosto importante, che ha una sottovalutazione del territorio da parte dei decisori nazionali prima ancora che locali. Lei diceva che incominciamo a intravedere l'orizzonte, cosa si riferiva? Che effettivamente dal punto di vista autostradale come infrastruttura i cantieri dell'A26 stanno cominciando a dare qualche frutto, insomma, nonostante la loro lentezza, nonostante alcuni siano totalmente inspiegabili, nonostante avvengano con un forte ritardo,
e soprattutto a causa di una tragedia, perché altrimenti forse non si sarebbero mossi fino alla tragedia successiva. Ma grazie a Dio ci sono, per cui questo ci dà delle speranze. L'asti Cuneo mi pare che sia indirizzata verso la sua conclusione, anche se c'è stata un'altra interruzione dovuta a uno appunto di tanti dibattiti. Normalmente quello che dicevo, fanno le valutazioni ambientali strategiche, fatta, superata, bisognerebbe fermarsi lì e finire il lavoro, certo. Non inventarsi qualche cos'altro sostanzialmente. E poi abbiamo delle idee, tante belle idee, tanti bei progetti, ecco, che non devono ridursi alle interessanti prospettive per il futuro di un noto film degli anni Ottanta. Ecco. Abbiamo per esempio ipotizzato una migliore fruizione della A26 attraverso l'istituzione di caselli nuovi. È una delle poche autostrade che ha dei caselli a 30 km di distanza l'uno dall'altro, che è un po' il parallelo che si fa con le ferrovie regionali che non fermano nelle stazioni intermedie. Ora, è vero che esiste la necessità di muoversi velocemente fra una città e l'altra, ma esiste la necessità fondamentale di muoversi fra le città limitrofe. Esattamente come è importante il servizio di trasporto regionale, è altrettanto importante che infrastrutture che insistono su quel territorio servano a quel territorio. Per andare a Cuneo ci vogliono 4 ore da Alessandria, lo sa, più o meno. Deve cambiare cambio. Io penso che ai tempi di Camillo Benso, Conte di Cavour, i treni andavano più velocemente, no? È una battutazza da basport, però me la consenta. Abbiamo parlato di trasporti. Trasporti su treno, su strada, trasporti via aerea e i trasporti, questi tre aspetti del trasporto, manca quello delle navi, ma noi qua al mare non l'abbiamo, quindi magari vediamo, secondo me, con i cambiamenti climatici verremo invasi dalle acque del Mediterraneo e facciamo il porto di Novi Ligure. A parte le battute, questi tre elementi sono fondamentali per una logistica moderna, che deve anche avvalersi, se mi corregga se sbaglio, di una struttura informatica adeguata, perché è chiaro che ormai l'e-commerce e tutto quanto, ormai insomma, è tutto lì. Io anch'io quando devo comprare qualcosa vado su Amazon e compro la penna tale o la risma di carta tal'altra e compagnia, vabbè. Quindi e-commerce eccetera. Allora, come Slala? E state lavorando molto bene, lo dicono tutti, io lo confermo per quanto può valere la mia opinione. Rossini, lei e gli altri collaboratori di questa struttura, questa fondazione che Rossini ha resuscitato, che interventi ha previsto nel suo programma per poter favorire e sviluppare la logistica cosiddetta del retroporto di Genova? È un discorso ampio, però... In sintesi, ecco, diciamo. La sintesi è fondamentale, perché effettivamente è un argomento amplissimo, iniziato parecchio tempo fa, diciamo, che grazie all'avvocato Rossini adesso è effettivamente un progetto che sta marciando. Diciamo che ci sono due livelli di approccio. Un approccio di digitalizzazione, di commercializzazione, di ibridazione di territori che sono nati ibridi, sono stati poi divisi amministrativamente con delle cesure innaturali. Cioè, il Basso Piemonte, oserei dire quasi tutto il Piemonte e la Liguria, hanno adesso una cesura amministrativa castrante rispetto allo sviluppo del territorio di mezzo, che è il territorio principale, perché è proprio quello che dal porto, il porto di Genova in realtà finisce a Casale Monferrato, e bisognerebbe ragionare in quell'ottica. Una delle cose cui stiamo lavorando da quel punto di vista è far parlare gli enti. Avendo ampliato così tanto, grazie appunto alla dialettica e alla progettualità dell'avvocato Rossini, siamo riusciti ad ampliare molto il parterre dei soci, gli aderenti a Zara sono appunto parte le regioni stesse, le province stesse, tantissimi comuni del Piemonte e della Liguria. Questo unisce il territorio verso una unica missione di sviluppo. Questo è il primo in realtà aspetto, perché è l'aspetto organizzativo. Poi esiste tutto il progetto di digitalizzazione che ha curato anche l'ingegner Bassi nella commissione logistica, che ha un ruolo fondamentale perché consente di modernizzare assolutamente tutto il sistema, chiamiamolo produttivo, della logistica.
E poi c'è il tema infrastrutture, perché senza infrastrutture la logistica non c'è, non funziona. E sulle infrastrutture noi abbiamo lanciato sia a livello di persone che a livello di merci, perché i due temi non sono paralleli, sono sovrapposti, una serie di iniziative sia a livello gestionale, cioè praticamente parlando di ripianificazione, riprogrammazione dei servizi, sia a livello infrastrutturale, promuovendo quelle piccole infrastrutture che sono piccole solo nell'investimento, ma che sono grandi dal punto di vista della fruizione. Una per tutte, il casello di Predosa, quello che potrebbe essere il casello di Mirabello Valenza sull'A26, per esempio, sono due interventi microscopici rispetto a quello che si sente parlare nel PNR, eppure queste infrastrutture hanno una valenza enorme dal punto di vista della connettività dei territori, e la logistica vive di connettività dei territori. E abbiamo lavorato per la zona rischio semplificata, sempre sul tema amministrativo. Stiamo parlando di riprogrammare i servizi dal basso Piemonte verso le tre metropoli, facendo parlare gli enti. Abbiamo parlato anche di interventi infrastrutturali che sono fuori da questo territorio, lo lambiscono. Per esempio, un'infrastruttura che avrebbe molta importanza per la nostra zona è il raddoppio dell'Albairate Mortara. Il raddoppio dell'Albairate Mortara si unisce, per esempio, a un progetto che abbiamo già presentato, di cui già oggi parleremo anche all'assessore regionale, che comunque si era già visionato, di riprogrammazione della linea proprio di Mortara tra Alessandria e Milano, che consentirebbe effettivamente non solo di avere quella famosa ora ti vorrei, ma avere Anche meno. un servizio importante, rapido, veloce, frequente, perché poi in realtà spesso ci dimentichiamo che non è tanto importante arrivare 5 minuti prima quanto avere possibilità di arrivarci. In tempo, cioè avere gli orari che siano rispettati, non che i treni sono sempre in ritardo Sì, o è che ci partono in siano. ritardo e, cioè, o vengono soppressi, eccetera. Più che altro che ci siano, che ci sia frequenza, che ci sia. Cioè, Perché non è possibile che. lei prima parlava di una ferrovia dedicata o dedita solamente alla soddisfazione delle necessità dei pendolari, ma non penso che i pendolari siano, da quello che io sento, vedo da cronista, insomma, i pendolari si sono costituiti in comitati spontanei perché non funziona niente. Quindi vuol dire che il problema delle ferrovie è un problema che va molto in profondità, cioè un problema. Risolvere il problema delle ferrovie in Italia, io non so, però. Se facciamo una logistica con le ferrovie che abbiamo, siamo rovinati. C'era quel vecchio film, no? C'era, se tutto va bene siamo rovinati. Quindi lì bisogna proprio mettere mano. Ecco, ma lei mi parlava di PNRR. Sì, ma lì ci vogliono parecchi milioni, penso anche qualche miliardo per fare questo tipo di intervento. Che lei sappia, la Fondazione Slala ha chiesto una partecipazione a questo tipo di progetti da parte dei privati, investitori privati. Noi ragioniamo e lavoriamo sulla base delle richieste del territorio e delle associazioni di categoria e delle imprese che sono associate. Di conseguenza non facciamo un lavoro di procacciatori di finanziamenti. Noi forniamo un'assistenza, cerchiamo di coordinare gli enti, cerchiamo di avvicinare il territorio ai decisori, forniamo delle idee quando ce le chiedono su missione. Ne abbiamo di nostre, le offriamo quando i territori riteniamo abbiano bisogno di una progettualità per potersi esprimere. Dal punto di vista della nostra interazione con il PNRR, non c'è un'interazione diretta, quella è in realtà un'interazione che ha l'ente locale direttamente con l'ente finanziatore sulla base di un progetto. Noi lavoriamo e possiamo lavorare su quel progetto. Mi permetto di dire che ci sono sì tanti interventi molto grossi, molto costosi, ma c'è una valanga, ma veramente una valanga, di piccoli interventi che costano veramente poco rispetto ai numeri del PNRR, che cambierebbero radicalmente l'impatto delle nostre infrastrutture sul sistema economico e anche sulla movimentazione dei pendolari. Basterebbero alcuni accorgimenti sulla programmazione dei servizi, basterebbe un'attenzione diversa nei confronti delle tratte interregionali, per esempio.
Basterebbe anche un'attenzione diversa da parte del servizio di trasporto universale ferroviario rispetto ai territori, perché adesso i famosi treni Intercity sono sostanzialmente un brand di Trenitalia e non sono quello che dovrebbero essere, ovvero il servizio universale, quello che lo Stato paga per supplire alle competenze che sono passate alle regioni con il trasporto regionale. Vanno riviste e questi sono provvedimenti che non hanno grossi costi, si tratta di rimodulare un'offerta che esiste. Fra Alessandria e Milano non è che non ci sono treni, ce ne sono tanti, ma sono scoordinati. La stessa cosa succede su tantissime altre tratte. Cioè, noi adesso da Alessandria a Piacenza non c'è un treno, c'è solo un Intercity notte. Ed è un'assoluta follia, è una pazzia, perché Torino-Alessandria-Bologna è la direttrice fondamentale. Sì. Eppure non esiste, perché c'è questa cesura amministrativa, c'è questa visione limitata al locale, c'è una derubricazione del trasporto ferroviario, sia passeggeri che merci, a una visione locale. Oppure a una visione continentale, per cui si concepisce magari il corridoio 24 come Genova-Rotterdam, senza rendersi conto che tra Genova e Rotterdam ci sono 1500 km di tessuto socio-economico, che è un corridoio. Certo. Va bene, io direi che per questa volta possiamo terminare qui, ci rivedremo, se lei è d'accordo avremo piacere di averla di nuovo nostro ospite per fare il punto della situazione e per fotografare qual è lo stato dell'arte dei lavori, perché la logistica ha iniziato a lavorare, stiamo iniziando una nuova fase di implementazione di varie strutture, potrebbe essere il casello di Predosa, potrebbe essere la ferrovia Mortara-Milano raddoppiata, potrebbe essere un coordinamento maggiore delle tre metropoli Milano-Torino-Genova, potrebbe essere tutto quello che si vuole. Però, come diceva Pietro Nenni, le idee camminano con le gambe degli uomini e quindi noi dobbiamo essere prudenti e cauti. Questo non vuol dire che fra qualche mese ci saranno delle novità. E allora, siccome noi giornalisti siamo sul pezzo e cerchiamo le novità perché è il nostro pane quotidiano, la prenoto fin d'ora, no? Fra questa primavera, per fare un'altra chiacchierata. E ringrazio i nostri ascoltatori, alla prossima. Arrivederci.